ragazzi e ciao ragazze, nuovo video, scusate l'assenza, come cazzo parlo raga, vabbè, scusate l'assenza, ma sono stata fuori, sono stata 5 giorni a Berlino, quindi tra una cosa e l'altra è passata più di una settimana dall'ultimo video, per cui eccomi qua di corsa a filmare. Cosa filmiamo oggi? Uno spacchettamento, ovvero l'unboxing della Degustabox del mese di ottobre. Pesantissima, io ho già sbirciato perché come sapete la curiosità è femmina e quindi io ho già aperto ieri sera e ho già guardato cosa c'era all'interno della Degustabox, ma oltre ad esserci la curiosità che è femmina, la fame è maschio, perché una delle cose che ci sono qua all'interno è stata aperta dal mio fidanzato, quindi non è colpa mia. Ma iniziamo subito aprendo come sempre la Degustabox. Come sempre super impacchettata bene, quindi assolutamente pollice in su per quelli di Degustabox. All'interno, come al solito, trovate lo spoiler dei prodotti, quindi tutto quello che c'è all'interno con il prezzo, diciamo, originale. Poi qua dietro cosa c'è? Contest buon compleanno, cos'è sta roba? Vabbè, poi me la guardo, tutte robe di Degustabox. C'è anche una ricetta per fare il tiramisù col cream caramel, vabbè. Andiamo avanti, io non sono in grado, e vi faccio vedere subito cos'è arrivato questo mese. Partendo dal presupposto, aspettate che me la giro, mi viene più comoda, che questo mese la Degustabox da me riceve proprio un applauso, perché è la Degustabox che io sto amando veramente. Partiamo dal primo prodotto, che è quello che è stato aperto dal mio fidanzato, e sono loro le Kinder Brioche in versione integrale. Io amo le originali, sicuramente anche le integrali saranno ottime, quindi non vedo l'ora di assaggiarle. Contate che io a Berlino sicuramente sono ingrassata, perché ho mangiato 5 giorni di carboidrati a stecca, quindi quando sono tornata ho detto devo iniziare la dieta, poi è arrivata la Degustabox e tutti i miei buoni propositi mi sa che andranno a farsi benedire, perché il secondo prodotto è lei, creme caramel di cameo, ecco perché c'era la, come si dice, ricetta per fare il tiramisù col creme caramel, vabbè, buono, cosa vi devo dire, buono. Uno dei prodotti top di questa Degustabox però è lui, che mi era stato già spoilerato dalla mia amica Cinzia, perché anche lei ha la Degustabox, ed eccoli qua, due confezioni di Loacker Double Choc. Cioè, io già amo i Loacker classici, questi sono croccanti cialde al cacao con un'esclusiva crema di cacao e cioccolato. Quindi proprio tutti cosparsi di cioccolato, e non ne mandano uno, ne mandano due, così proprio la dieta, ciaone. Poi andiamo avanti con un altro prodotto super interessante. Questo è una cosa che io utilizzo spesso, non in questa versione perché non l'avevo mai trovata, però a me il riso da cuocere in microonde piace un sacco e lo faccio quando mi trovo magari a casa da sola, che non ho voglia di cucinare, che magari arrivo stanca dal lavoro, eccetera, lo buttate nel microonde ed è un attimo che avete un piatto pronto. Questo qua è il riso gallo bontà pronte al curry, cotto a vapore, 2 minuti al microonde o in padella. Non vedo l'ora. Top. Poi, altro prodottino interessante della Zueg questa volta è questo qua. Zueg bio vellutata vegetale con carciofi, patate e zucchine. A me in inverno piace molto la vellutata, soprattutto se accompagnata dai crostini San Carlo. Questa qua mi dice leggermente condito per un sapore più deciso, aggiungi spezie, erbe, sale e ciò che vuoi. Si può fare ovviamente al microonde oppure in pentola. Ottimo. È un formato da 250 ml. La proveremo di sicuro. Poi ho trovato due confezioni di Brooklyn, uno arancione, che ora io non ricordo se cambia il gusto in base al colore, esatto. Quello arancione è Orange Crush, mentre quello bianco è il classico alla menta. Devo dire la verità, il Brooklyn è il chewing gum che io trovo più fastidioso a livello di masticazione, perché odio la loro forma. Però cosa fai, ci sputi sopra due pacchi di chewing gum, possono sempre servire, quindi grazie comunque. Poi, allora, altri due prodottini,
della stessa azienda, dello stesso genere, diciamo, ma di gusti diversi, che io avevo visto molto molto di frequente al supermercato. Aspettate che mi tolgo un attimo gli occhiali perché ho il riflesso del sole in faccia, non mi vedete gli occhi. Lo trovavo molto spesso al supermercato, non l'ho mai provato perché avevo sempre il dubbio, poi dicevo ma poi magari non mi piace. Comunque al supermercato non costano poco questi affari qua. Ora questo non so se è la versione più piccola, forse io ho visto quelli un po' più grandi, ma costavano una fucilata, quindi ho detto per comprarlo, che poi magari mi fa cagare, ne bevo mezzo bicchiere, lascio perdere. Sto parlando di Adez, che è questo qui, che è appunto, qua dice straordinaria avena con fragola e banana, fonte di magnesio senza zuccheri aggiunti, quindi è una specie di succo alla fine. Questo è da 250 ml per un totale di 128 calorie, che all'uso è anche buono. Allora, questo appunto è quello fragola, banana e avena, mentre invece ne è arrivato un altro che mi intriga ancora di più, che è mandorla, mango e frutto della passione. Questo qua deve essere pazzesco, cioè questo deve essere troppo troppo buono. Io mi sono anche spettinata, benissimo, comunque non vedo l'ora di provarli. Poi, quando ho aperto questa parte di Degustabox, ho fatto la ola, tipo, perché io sono una proprio invasata dei Ritter Sport, a me piacciono da morire, e ne ho trovati ben tre, ovvero le nuove, i nuovi gusti, quelli che sono usciti adesso della linea Cacao Selection. C'è il Nicaragua, che è lui, col 61% di cacao, se non sbaglio, esatto. Poi c'è Perù, che è quello un po' più intenso, col 74% di cacao. E poi c'è, dov'è? Ghana, che è l'equilibrato, col 50% di cacao, sempre al latte. Adoro, adoro, adoro. Io adoro Ritter Sport, non so se si era capito. Poi, unico prodotto della Degustabox, non per la tipologia di prodotto quanto per il fatto che io non è che ne faccia grande uso, infatti quello che mi è uscito il mese scorso ancora nel frigo è lui, il brodo bio di manzo della linea Star, di nuovo brodo da un litro, che io non lo faccio mai sto benedetto brodo, però vabbè, ne ho due, ora poi vedo se serve a qualcuno, lo passo volentieri. E poi, ultimi due prodottini che troviamo all'interno della Degustabox sono due Fanta Zero, quindi top, non sono piene di grassi. Fanta Zero nella versione arancia rossa e nella versione limonata. Ottimo. Questi sono da 660 ml, quindi un po' più di mezzo litro, ma un po' meno di un litro. Carina anche la confezione, così maneggevole di brutto, mi piace la nuova versione di Fanta, e in questa, diciamo, in questo formato qua è comodissimo. Bene, chiudo perché abbiamo terminato tutti i prodottini della Degustabox di ottobre. Per chi non sapesse come funziona Degustabox, è un abbonamento, sono 15,90 € a scatola, e ogni mese appunto vi viene recapitato la confezione con tutti questi prodottini a sorpresa, che a me fanno sempre un prurito esagerato. Quindi a questo punto io come sempre vi ringrazio, vi bacio, vi mando un enorme saluto, ci vediamo al prossimo video, ricordo di condividere e spolliciare per far crescere il canale, e adesso registro un velocissimo video haul, così intanto mi schiaffo questo qua su YouTube, e poi ci vediamo presto per il prossimo video. Baci!